Per sostituire la candela può essere necessario smontare non solo la sella, ma anche il serbatoio del carburante e i relativi convogliatori d'aria. In questo modo, infatti, accedere alla testata del motore diventa più facile e si può lavorare agevolmente. Per rimuovere il serbatoio è necessario staccare il tubo di portata e, se la moto è dotata di alimentazione a iniezione elettronica, il connettore della pompa del carburante. Se il primo non è dotato di sgancio rapido, sarà necessario tapparlo per non far uscire il carburante residuo ed evitare l'accesso di sporco durante le operazioni. Il tubo del carburante si chiude con l'apposito tappo, oppure in mancanza con carta o uno straccio pulito. Se la candela è dotata di bobina integrata, bisogna staccare il relativo connettore. Ora si può sfilare la pipetta, agendo sempre con la massima cautela. Svitare quindi la candela con una specifica chiave a tubo. Se la zona circostante fosse sporca, è consigliabile eliminare i detriti con solvente e un compressore d'aria per evitare che finiscano dentro il comparto della candela. Se l'elettrodo della candela è di color nocciola, significa che la carburazione è ottimale. Per lubrificare il filetto della candela, si può utilizzare un grasso resistente alle alte temperature. Ne basterà una piccola quantità da stendere con un dito. Adesso si può rimontare la candela. In caso di sostituzione, bisogna utilizzare una candela della gradazione termica suggerita dalla casa costruttrice. Per serrare le candele, è meglio utilizzare la chiave dinamometrica, solitamente regolata con una coppia di serraggio di 1 kg. Prima di inserire la pipetta, bisogna pulire bene la parte superiore della candela e la sua sede. È anche opportuno pulire il connettore elettrico della bobina e quello della pompa del carburante con uno specifico prodotto antiossidante. Dopo aver rimosso il tappo precedentemente inserito nel tubo di mandata del carburante, rimontate il serbatoio facendo attenzione a ripristinare bene tutti i collegamenti meccanici ed elettrici. Non dimenticate di riposizionare la molletta elastica di ritenzione del serbatoio, la vite principale del serbatoio e le viti dei convogliatori dell'aria. Terminato il montaggio della sella, l'operazione è conclusa. We'll be right back.